La migliore o forse nella peggiore delle sceneggiature drammatiche per un Granata è l'allenatore del Toro, Sinisa Mihajlovic, perde la panchina, il posto e la squadra dopo un derby vissuto malissimo contro la Juve, perso anche, non soltanto per ragioni sportive, ma dopo aver dimostrato una debolezza e un'inferiorità assoluta e dopo un'espulsione, ma anche e soprattutto dopo un periodo di crisi che Mihajlovic non è riuscito ad evitare, in cui il Toro ha buttato via occasioni, ha espresso un gioco davvero modesto e quindi questa decisione per alcuni da parte del presidente Cairo è stata persino tardiva. Mihajlovic veramente paga le due partite contro la Juventus, il primo clamoroso 4-0 in campionato in cui la responsabilità dell'allenatore fu notevolissima, in quanto Mihajlovic caricò la squadra psicologicamente in maniera esagerata, tant'è che poi un'espulsione di Baselli dopo pochi minuti, in pratica rovinò tutta la partita e non diede al Toro nessuna possibilità di ripresa. I mesi successivi in campionato sono stati vissuti malissimo dal Toro, che è scivolato verso un decimo posto piuttosto anonimo dopo aver avuto ambizioni ben diverse per quanto riguarda anche un piazzamento in Europa e dopo l'ottima stagione scorsa in cui addirittura Belotti riuscì ad essere il primo tra i marcatori italiani, il terzo nella classifica dei cannonieri. Ecco, l'infortunio di Belotti certamente è costato caro a Mihajlovic, che ha perduto in questo modo già due volte il suo giocatore più importante, ma le responsabilità sono indubbiamente più ampie per un allenatore che fin qui nella sua carriera non può essere ricordato per grandi cose. Partì abbastanza bene a Catania, poi però fondamentalmente sia al Milan che alla Sampdoria che alla Fiorentina, a questo punto anche al Torino e al Bologna, ha più o meno perso tutte le occasioni che aveva avuto, e anche perché il suo presunto carattere grintoso, forte, focoso, spesso invece riesce solo a mandare in tilt, i giocatori e in definitiva ad agitarli troppo. La decisione è clamorosa, ma non ingiusta, forse persino tardiva.